Bene a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video, io sono MattiCosa28 e finalmente siamo tornati su YouTube con un nuovissimo video. Allora ragazzi, finalmente dopo 3 settimane, quasi 4 possiamo dire, torno su YouTube con un video, non è vlog, niente di tutto questo, ma semplicemente un video avviso e voglio già parlarvi di alcune novità riguardanti il canale. Innanzitutto oggi è il 25 dicembre, quindi è Natale e vi faccio già tantissimi auguri, anzi, visto appunto che è Natale, voglio sapere da tutti voi cosa avete ricevuto e quindi qua sotto al video nei commenti potete sfogarvi e scrivere tutto quello che volete. Poi io ovviamente nel corso di questo video vi dirò quello che ho ricevuto, però non è questa la cosa importante di questo video. Allora, l'ultimo video che ho caricato è quello dove appunto entro insieme ad alcuni miei amici nella cisterna abbandonata sempre là in Darsena e da lì non ho più caricato un video. Ovviamente uno dei motivi principali che ovviamente vi dico sempre è la scuola. Ho avuto verifiche fino all'ultimo giorno, possiamo dire, di scuola, finché non sono iniziate appunto le vacanze e quindi non ho avuto proprio tempo. Adesso Francesco è andato in vacanza per un tot di giorni, nelle vacanze comunque pensavamo di incontrarci un po' di più, infatti spero che usciranno almeno 2 o 3 video, lo spero con tutto il cuore. Come vedete sono anche proprio a tema perché ho qui il maglione di Natale con le emoji di Babbo Natale, le palle, sì, le caramelle, possiamo dire così. E niente, quindi possiamo iniziare il discorso riguardante le novità. Come starete notando, almeno spero, la qualità video è cambiata. Allora, questa è la telecamera che ho usato fino adesso per fare tutti i miei video vlog, challenge e varie robe. È questa qua, della Sony, piccolina, perché ragazzi, questa è il doppio, per non dire il triplo, più grande di questa e veramente registra filmati 4K, una roba pazzesca questa videocamera, che è sempre della Sony, appunto uno degli ultimi modelli addirittura. È fantastica, ha una qualità video pazzesca da quello che sto notando e infatti la sto testando in questo video e spero veramente che si noti il cambiamento. Quindi oltre a questo mi sono arrivate 2 felpe, una dell'Emporio Armani e una che non vi dico perché la vedrete in uno dei miei video, sicuramente anche quella di Armani. Poi mi è arrivato un profumo da parte dell'Alexandra, che è la mia amica, grazie mille, e anche da Lorenzo, il mio compagno di classe, che adesso tutti i regali ce li ho di là, tipo le 2 felpe sono già a lavare, è inutile farveli vedere adesso. Poi una scheda di memoria per appunto la videocamera nuova. E niente, poi per finire mi sono arrivati un po' di soldi da parte dei miei parenti. Questi ragazzi sono stati i miei regali di Natale. Sono veramente, ovviamente, felicissimo. Non so neanche esprimermi. E ragazzi, parlando di novità, oltre alla nuova videocamera che utilizzerò per i prossimissimi e tantissimi vlog che porterò sul canale, ovviamente ragazzi, in queste 3 settimane, ok la scuola, ok lo sport che non ci ha permesso di registrare video, non siamo stati come dei fessi ad aspettare, non lo so, l'idea di chissà chi. Ci siamo messi e abbiamo ragionato su tanti contenuti nuovi da portare e alcuni sono fattibili per appunto sin da subito e altri hanno bisogno di tempo. Ok? Perché non sono facili da portare. Comunque non voglio fare troppi spoiler. Qua sul cellulare ho già un'applicazione che appunto servirà per una prossima serie sul canale. Probabilmente arriverà anche sul canale di Francesco. Ci sono novità dal Killer Clown? Punto interrogativo. Io vi lascio con questo dubbio. Quindi ragazzi, io sto facendo questo video per parlarvi un po' del mio ritorno, adesso non è che sono mancato da chissà quanto, però comunque mi fa piacere ritornare qui con un mini video e parlare un po' con voi. L'ho fatto anche per tornarvi a spronare e niente, guardare i miei video. Sto notando che comunque che YouTube non si è fermato con i suoi scherzetti. Ero quasi a 3300 iscritti e ragazzi mi ha tolto praticamente una settantina, ottantina di iscritti. Non mi voglio arrabbiare o cose del genere perché alla fine comunque si recupereranno e non è un problema. YouTube tante volte non mi calcola i like nei video, però nel Creator Studio, l'applicazione dove noi youtuber possiamo guardare come stanno andando le statistiche dei nostri video, invece mi dà quelli originali, quindi tipo il video, l'ultimo, quello della cisterna, sono quasi a 100 like e invece su YouTube quando andate voi spettatori a guardare vi dà che sono tipo una 40.
Ste cose io e Francesco non le stiamo capendo, spero che si risolvano, spero con tutto il mio cuore. Questa videocamera verrà utilizzata come appunto seconda videocamera per i video, sai, servono due inquadrature per il video. Abbiamo anche questa, ci stiamo sempre di più evolvendo, questo non può che riempirmi di gioia e spero anche a voi. E nulla, quindi ripeto, ragazzi, io qui non chiedo like, non chiedo, cioè, se volete iscrivetevi, per favore, condividete il canale e condividete i miei video, però chiedo una cosa da voi, perché voglio risentirvi, voglio ritornare a scrivere con voi. Ho lasciato anche un post nella community, nella scheda community, dove vi facevo gli auguri, perché appunto non so se questo video uscirà il 26 o proprio il 25, il giorno di Natale. Quindi per favore, ragazzi, lasciate un commentino dove scrivete i regali che avete ricevuto, così abbiamo un bel discorso e ci scriviamo e ci sentiamo qui sotto nei commenti. Vi prometto che rispondo a tutti. Quindi, ragazzi, su, andate giù e scrivete. Ci vediamo alla prossimissima con tantissimi nuovi video spettacolari e di intrattenimento. E un saluto dal vostro Matticos28. Bella. Buon Natale a tutti. Bella, ragazzi.